Continuiamo un nostro percorso politico fortemente caratterizzato da obiettivi che vogliamo raggiungere per ridare questa terra e rilanciare questa terra in un clima di speranza, ma anche di progetti concreti, sostenibilità, che riguarda tutto, riguarda l'ambiente, riguarda i diritti sociali. Qui c'è problemi di opportunità di lavoro che non ci sono, c'è il problema di creare una prospettiva per i giovani perché non vadano via. C'è la possibilità concreta di utilizzare i soldi del PNRR che noi abbiamo portato in Italia e che questo governo sta sprecando. Questo non lo possiamo permettere. Ecco, quindi queste elezioni giungono in una fase difficile in cui c'è un governo che non riconosce che c'è un lavoro precario, che c'è gente in difficoltà economica, sociale, che c'è gente che ha contratto mutui che non riesce più a pagare. E in più, ripeto, si stanno sprecando i soldi del PNRR, che è una grande opportunità per il Paese. Che missione affida al candidato di Trapani? Beh, innanzitutto la missione è quella di vincere. Vincere Soldi. perché il programma è stato già definito, gli obiettivi politici sono molto chiari, sono assolutamente in linea con i nostri principi e i nostri valori e la ragione per cui lo appoggiamo, per cui risponde a quelle che sono le nostre premesse per poter ben operare. È un progetto concreto, solido per questa realtà e quindi ci auguriamo che sia vincente. Del commissario per l'Emilia Romagna, come si deve risolvere questa questione? In che tempi? Le forze di maggioranza litigano sul nome del commissario, perdono ovviamente quelli che sono momenti molto importanti. La gente vuole concretezza e questo governo dimostra ancora una volta inadeguatezza, si perde nelle liti di partito. È anche per questo che noi ci ritroveremo il 17 giugno a Roma per protestare contro l'inadeguatezza di questo governo. Ultima questione, il ponte sullo stretto. Guardate, questo è un vecchio progetto che è stato riesumato per assecondare le velleità, più che la concretezza del ministro di turno, in questo caso Salvini. Sembra quasi che lo lasciano fare per sfogare questo capriccio. Al momento di concreto c'è soltanto tante chiacchiere, nessun concreto finanziamento, ma solo la prospettiva, se si realizzasse, di perdere tanti soldi per varie attività preliminari. Noi vogliamo concretezza per questa terra, dobbiamo rafforzare e portare a terra i soldi del PNRR per tutte le infrastrutture già previste, in corso di realizzazione o progettate e non ancora iniziate e realizzate. Grazie a tutti Grazie, ragazzi. Presidente. Grazie.